Guardate un bello vestito come fanno. Ma l'hanno messo con voi perché fanno quadro esagerato, eh. Ma poi quanto è bello vedere questa gioventù, con tutto il rispetto dei vostri papà, delle vostre mamme, perché insomma con loro ho passato una vita. Ma voi siete la Napoli del domani. La Napoli che tutti vi dobbiamo chiedere scusa, perché non abbiamo saputo costruire niente. Grazie, veramente, ma questa sera mettiamo da parte tutte le cose, diciamo, cantiamo, divertiamoci. Io, grazie, voglio vivere questi primi 60 anni come un minorenne. Questa sera per la prima volta mi ha vestito mia nipote. Ma mi dà la giacca, qua giù, è tutto facile. Senza giacca e cravatta. Ora parlo andare. Grazie. Sì, le parole non escono, perché poi io sono stato 4 mesi appresso all'organizzazione di questa cosa che ci siamo organizzati noi stessi. E il Comune di Napoli, devo dire, ci ha dato la possibilità di farla. Grazie a tutti quanti. E devo dire anche una cosa, che la società Calcio Napoli, devo dire la verità, mi è stata molto vicina in questa situazione. E noi abbiamo fatto di tutto per spostare il palco più avanti, perché il primo tifoso del Napoli deve sapere che una volta è quindi stasera ci andiamo subito a far crescere su povera Eva. E come facesse una bella squadra, cacciate lì, ragazzi, io sono venuto in questa colpa con una squadra che faceva così, guardate, la ponte, Bandoni, Nardini, Cella, Ronson, Panzanata, Bianca, Canego, Liane, Sivera, Altafine, Barison, qui non ibernare, coppe spalle mio zio, in quella colpa, un amo però per Dio sempre, nessuno. Poi invece mi sento forte perché rimane la squadra troppo bella. E se mettono su un piccolo rinforzo senza cagna lì e non hanno che bene sul castigativo e tutto quanto. Vabbè, andiamo avanti, va, perché ci state, ci divertiamo, sono venuti tanti amici miei a trovarmi, ci divertiremo, voglio che sia una festa per tutti quanti, non per me, ma sia una festa per la mia città, Napoli, cattivo, in tempi, ciao.